questo, non ho dubito quello che è stato creato un intreccio politico che dava il controllo della Banca Monte dei Paschi ad una fondazione piena zeppa di soggetti nominati da uno che è stato il Partito Democratico. Ti rendi conto che non è possibile lasciare la giustizia ordinaria ai puri organismi di garanzia che sono la CONSOB e la Banca d'Italia il compito di vigilare su questo, perché è l'intreccio che lo può fare solo una commissione di inchiesta che può riuscire a unificare tutti i filoni che si aprono. E il filone da seguire è proprio questo, allora è stato detto, la Fondazione Monte Paschi è scelta a 2,5 di controllo del capitale, perché è logico. Ad ogni aumento di capitale la Fondazione non aveva i soldi e quindi non poteva fare altro che vendere i suoi diritti di azione. In questo modo la banca, che era fondamentalmente proprietà degli azionisti locali, perché c'era anche quella stessa, c'era la funzione della espressione del territorio, è progressivamente stata tolta. E gli azionisti hanno anche la frustrazione di dover essere di fronte a un video come metto ulteriori soldi per rimanere dentro nella banca, oppure mollo, lascio e vedo la mia quota azionaria continuamente diventare in tempo. Quindi noi dobbiamo dare una risposta anche a queste persone. Cioè non è uno spirito di giustizialismo, come direbbe qualcuno, di andare per forza a mettere in croce il Partito Democratico, perché comunque non ha messo lì, non ha messo nessun altro. Ma è un senso di giustizia, noi dobbiamo una risposta a tutte le persone che hanno perso tutto quello che avevano praticamente in questa banca, perché le azioni sono andate alla trattazione a 3,85, adesso sono quotate 1,20 dopo che hanno fatto un accorpamento 1 a 10, quindi siamo passati da 3,85 a 12 centesimi, è una perdita di un po' di 10. A queste persone dobbiamo una risposta, e la risposta deve venire da questo. Adesso la sfida è dall'altra parte, se si vuole fare luce e fare pulizia, questo è il momento. Se non si vorrà fare, sarà una risposta anche questa. Vorrà dire che il Partito Democratico non vorrà metterci le mani adesso. Ma quello che vuol dire è che se non ce le metterà adesso, questa cosa esploderà dopo. Perché noi eravamo all'ultima assemblea quando candidamente l'amministratore delegato, che lascerà il 6 di agosto, Alessandro Profumo, ha detto abbiamo dei crediti incagliati per 28 miliardi. Crediti incagliati vuol dire soldi che non riesco a riavere. Allora, quando tu mi vieni a dire che ci sono 28 miliardi che riesci ad avere dietro, la risposta è fermiamoci tutti e commissariamo. Commissariamo perché non è possibile. Il sacrificio che ha sopportato anche hanno sopportato i dipendenti è grandissimo. Voi lo sapete, all'inizio i dipendenti erano 31.500, sono diventati 25.000. Perché? Perché si è cercato di scaricare sui dipendenti il costo di una ristrutturazione che non può essere fatta. Perché in un giorno in cui il derivato va male, si bruciano tanti di quei soldi che bisogna veramente lasciare a casa magari 1.000 o 2.000 persone. Quindi noi stiamo inseguendo qualche cosa che alla fine è scoperto.